saluto dalla redazione di Telegranda, ben ritrovati ad una nuova edizione del nostro notiziario. Apertura dedicata alla cronaca, una tragica notizia, infatti non ce l'ha fatta Emanuela Ciravegna, la 42enne di Chiusa Pesio, che era stata investita da un furgone proprio a Chiusa Pesio nella serata di venerdì 12 ottobre. Dopo 2 giorni nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santa Croce di Cuneo, la donna è deceduta. L'incidente era avvenuto vicino al campo da calcio in regione Vigne. Emanuela Ciravegna stava rientrando da una passeggiata con il marito e con il cane quando è stata travolta dal furgone che era guidato da un cinquantenne di Roccaforte Mondovì, risultato negativo all'alcol test. La donna, che era proprietaria di un'azienda di pulizie, lascia il marito Claudio Gola, i figli Daniele e Mirko e i genitori. La salma è stata composta nelle camere mortuarie dell'ospedale Santa Croce di Cuneo, ancora da stabilire la data dei funerali. Ancora la cronaca, andiamo nel Saluzzese. È stato arrestato l'autore della truffa dello specchietto, l'uomo che simulando danni alla propria auto era riuscito ad ingannare 2 persone anziane a Verzuolo e poi a Cuneo nel mese di gennaio. Dopo lunghe indagini, i carabinieri lo hanno identificato e lo hanno arrestato. È stato arrestato l'autore della truffa dello specchietto, un abile stratagemma con cui un pluripregiudicato originario di Napoli è riuscito ad ingannare 2 persone anziane a Verzuolo e a Cuneo, facendosi consegnare da loro dei soldi. I 2 casi sono avvenuti lo scorso mese di gennaio, lo stesso giorno a distanza di poche ore uno dall'altro. Dopo mesi di indagini, i carabinieri della compagnia di Saluzzo, coadiuvati dagli agenti della polizia stradale di Cuneo, hanno tratto in arresto il responsabile, il 44enne Antonio Bevilacqua, per estorsione aggravata in concorso. Pressoché identica la dinamica dei 2 casi accertati. Gli anziani hanno deciso di sorpassare un veicolo che li precedeva a bassissima velocità. In quello stesso momento hanno sentito un forte rumore provenire dall'esterno, come se qualcosa avesse impattato contro la loro auto. A quel punto, con gesti concitati, il conducente dell'altro mezzo li ha invitati a fermarsi per poi spiegare loro di aver subito il danneggiamento dello specchietto retrovisore e di parte della carrozzeria della propria auto. Quindi la richiesta di farsi risarcire immediatamente i danni di oltre 800 euro, facendo credere che in caso contrario avrebbe chiamato le forze dell'ordine che avrebbero contestato varie infrazioni al codice della strada, facendo scattare addirittura una denuncia penale. Intimorite, le vittime hanno consegnato le somme di denaro richieste, salvo accorgersi successivamente, dopo essersi accertati che nessuno aveva richiesto l'intervento delle forze di polizia, di essere stati truffati. Grazie all'analisi delle immagini di vari impianti di videosorveglianza, i carabinieri sono riusciti a risalire al modello e alla targa della vettura incriminata che era intestata ad un'altra persona. Gli accertamenti successivi hanno permesso di identificare il responsabile, che si serviva di un'utenza telefonica con intestazione fittizia ed evitava di restare a lungo nello stesso luogo. Dopo una lunga attività di ricerca, l'uomo è stato rintracciato ed arrestato mentre si trovava a Terni. Ancora la cronaca, intervento della polizia municipale l'altra mattina a Bra, dove è stata segnalata un'auto danneggiata. Gli agenti braidesi giunti sul posto hanno notato che il veicolo, una Volkswagen Golf, presentava danni dovuti ad un atto vandalico. Da un controllo accurato è inoltre emerso che i veicoli danneggiati erano complessivamente 5. Immediato l'avvio delle indagini di polizia giudiziaria volte a identificare gli autori del reato, avvenuto nella notte tra venerdì 12 e sabato 13 ottobre. Gli agenti hanno ascoltato testimoni, verificato le immagini del sistema di videosorveglianza comune, refertato le tracce ematiche rinvenute sul posto, accertato dettagliatamente i danni e raccolto le denunce dei proprietari dei
dei 5 veicoli coinvolti. Poi nel pomeriggio di sabato la polizia municipale è risalita all'identità dell'autore del reato, un trentenne residente in città, deferito per danneggiamento aggravato con violenza di cose esposte alla pubblica fede. Oltre al procedimento penale dovrà risarcire gli ingenti danni che ha procurato. E ci spostiamo ora a Mondovì, dove si sono aperte le porte dell'asilo comunale provvisorio allestito in via degli Artigiani, che andrà a sostituire l'immobile di via Ortigara dichiarato inagibile perché non rispettava le attuali disposizioni antisismiche. Un asilo provvisorio per i piccoli di via Ortigara l'ha realizzata il comune di Mondovì per non creare troppo disagio alle famiglie in attesa che si concludano i lavori per l'adeguamento dell'immobile, dichiarato inagibile perché non rispettava i criteri antisismici. Lunedì 15 ottobre il nuovo asilo nido comunale ha aperto le porte ai suoi piccoli ospiti in attesa del taglio del nastro che avverrà sabato 20 ottobre. Una struttura prefabbricata resa particolarmente accogliente dal personale della scuola. Si trova in via degli Artigiani 5, l'amministrazione monregalese ha affittato la struttura per 3 mesi con possibilità di proroga. Questa iniziativa l'abbiamo intrapresa dopo i problemi che sono ormai noti alla vecchia, tra virgolette, struttura dell'asilo nido comunale. Qui alle nostre spalle c'è una struttura che è stata noleggiata temporaneamente da persone, da ditte che fanno questo lavoro, quindi una struttura assolutamente di livello. Noi abbiamo ritenuto di doverlo fare per garantire quello che è uno dei servizi principali che la nostra città, così come altre città, offrono, un servizio nei confronti delle famiglie, e sono più di 60 i bambini iscritti in questa struttura. Quindi riteniamo che possa essere apprezzata. Mi permetto di dire anche sommessamente che debba essere apprezzata, perché lo sforzo economico non è indifferente. Qui stiamo parlando di un noleggio che speriamo duri il meno possibile. In questa maniera potremo poi rientrare nella vecchia struttura, ma è un noleggio che costa al comune circa una decina di migliaia di euro al mese. Quindi lo sforzo è tanto, ma è uno sforzo consapevole per mantenere un servizio importante, valutato importante da tutta la cittadinanza e non solo dalle famiglie che portano qui i loro bimbi. La vedete ancora un po' spoglia, devo fare un ringraziamento agli operatori dell'asilo nido comunale, sono 18 persone dipendenti del comune che si sono adoperate per fare il trasloco, per metterla in opera. Dicevo, la vedete ancora un po' spoglia, ma nei prossimi giorni ci sarà l'opportunità di vederla rifiorire, diciamo, proprio con delle fioriere portate dal nostro servizio di verde pubblico e anche con la colorazione, per quanto ci è possibile, delle pareti. Speriamo che possa essere davvero apprezzata, perché ribadisco, l'impegno è quello di mantenere un servizio essenziale per i nostri bimbi. Questa settimana il tunnel di Tenda resterà chiuso negli orari notturni per consentire le verifiche tecniche sulle installazioni e sugli impianti tecnologici a servizio della galleria. Lo stop è previsto dalle 22 alle 6 a partire da questa notte, la notte di lunedì 15 ottobre, e fino alla mattina di venerdì 19 ottobre. La circolazione tornerà dunque regolare già dalla serata di venerdì. Cambiamo ancora argomento. Si è tenuto il 12 ottobre il convegno sulla mafia e la criminalità finanziaria in Piemonte e a Cuneo. A presiedere l'incontro Antonio Maria Costa, vice segretario ONU con delega a droga, criminalità e terrorismo, lo scrittore e sociologo Gianremo Armeni, studioso di fenomeni mafiosi eversivi, e Fabio Repici, legale della famiglia del magistrato Bruno Caccia, ucciso dall''Ndrangheta nel 1983. Un territorio come quello cuneese, che si è sempre comunque definito sano, che è stato sempre definito sano, però è così lontano, è così escluso da questa realtà oppure no? Io credo lo sia, ma dico più perché sono convinto, conoscendo bene, essendo parte del tessuto umano, professionale, culturale piemontese, che nei nostri geni non abbiamo questo tipo di comportamenti, che comunque sono soprattutto caratterizzanti delle grandi istituzioni, super grandi istituzioni, che hanno patrimoni uguali al prodotto lordo italiano, che hanno patrimoni che sono enormi, che hanno branche, attività, filiali in tutto il mondo, quindi possono facilmente spostare risorse. Da noi sono più note le banche di dimensioni piccole, che riflettono
l'artigianato, che aiutano, assistono l'artigianato, dei piccoli risparmiatori, e quindi non vedo né la minaccia che esse possano essere contaminate né una proattività da parte loro di beneficiare di queste risorse. Però dobbiamo rimanere attenti, anche loro possono essere tentate, perché i soldi, anche quelli sporchi, fanno gola a tutti. Tantissimi anni fa la mafia era considerata da una buonissima parte della popolazione siciliana come una mafia benigna, dal sapore romantico, c'è anche tutta una letteratura al riguardo. E se pensiamo che a Palermo negli anni 70 si trovano dei documentari in bianco e nero in cui ti rispondevano che la mafia non esisteva, e invece oggi ti trovi una grande quantità di associazioni giovanili che si sono ribellate, che hanno preso le distanze, e la stessa cosa è avvenuta per gli imprenditori con l'addio Pizzo. Siamo di fronte a delle svolte che oserei dire anche epocali. È cambiato veramente qualcosa da quando sono state intraprese le grandi battaglie contro la mafia? Sono cambiate, ma solo in parte. E il motivo per cui sono cambiate solo in parte è perché non si è fatta chiarezza del tutto e non si sono diradate tutte le ombre delle vicende del passato. A partire proprio dal omicidio eccellente in assoluto probabilmente nella storia di questa regione, cioè l'omicidio del procuratore della Repubblica di Torino Bruno Caccia, ucciso il 26 giugno del 1983, probabilmente anche vicende cuneesi, io sono assolutamente convinto di questo, hanno trovato origine in dinamiche molto simili e in scenari molto vicini, a partire dall'autobomba che il 21 marzo del 1979 uccise Attilio Dutto. Ci spostiamo ora a Savigliano, dove sabato sono state inaugurate le ultime due sezioni di prima fermata a Savigliano, il museo diffuso dedicato al treno, realizzato anche grazie al contributo dei bandi Musei Aperti della Fondazione CRC e di Polo del Novecento della Compagnia di San Paolo. La seconda sezione si trova al Museo Ferroviario Piemontese, la terza all'Alstom. Il museo diffuso prima fermata a Savigliano è ora completo. A novembre dello scorso anno era stata inaugurata la prima sezione all'inizio della strada, all'archivio storico Centro della Memoria, dove si racconta l'arrivo in città delle prime due locomotive a vapore nel 1853. Ora i visitatori potranno totalmente immergersi nella storia del treno, contemporanea e non nostalgica, perché i treni a Savigliano si producono ancora, il museo della fabbrica al Museo Ferroviario Piemontese e l'officina di Savigliano all'Alstom. Calcare le scene di questo discorso, di questo racconto, sono i treni e le persone che li hanno costruiti, le due anime del treno di per sé, perché a Savigliano, quando è arrivato il treno, i savigliani non si sono limitati a fare solo i passeggeri, ma hanno anche iniziato a ripararli, a pensarli, a costruirli in tutta una serie di officine, con una serie di officine meccaniche che hanno avuto varie incarnazioni industriali, dalle prime officine di riparazione alla grande società nazionale delle officine di Savigliano nel 1880, per arrivare poi alla Fiat negli anni 70 e poi nel 2000 all'arrivo di Alstom. Quindi ci sarà spazio anche per materiali anche differenti tra di loro. La sezione del Museo Ferroviario dà largo spazio alle videotestimonianze delle persone, delle maestranze che hanno lavorato in questa fabbrica, e soprattutto dà la possibilità al visitatore anche di poter toccare dei materiali archivistici particolarmente interessanti, quindi album fotografici, giornali d'epoca, c'è veramente tantissimo materiale. E poi un'altra sezione importantissima, che è anche inaugurata oggi, è quella appunto presso il sito Alstom di Savigliano, il Museo della Fabbrica. In questa sezione il tema su cui ci si è incentrati maggiormente è quello relativo all'evoluzione della produzione ferroviaria. Dalla fabbrica ottocentesca siamo arrivati ormai alla fabbrica intelligente. L'obiettivo è quello di tramandare e conservare la storia della la storia ferroviaria, in particolare anche qui a Savigliano, dove la ferrovia è arrivata nel 1853, e l'arrivo della ferrovia ha permesso la nascita dello stabilimento SNOS, Società Nazionale Officine di Savigliano, che ha costruito treni dal 1880 fino ai giorni nostri e continua a farlo.
Credo che l'idea sia veramente quella di identificare questo sito, che è un sito storico, che ormai ha più di 150-180 anni, con il territorio. Savigliano è il ferroviario e il ferroviario è Savigliano. Noi qui abbiamo prodotto più di 500 pendolini, il pendolino è il treno italiano più esportato nel mondo e quindi serviva creare una identificazione ancora maggiore rispetto al territorio. Cioè chi arriva qui ed entra vede immediatamente che c'è una storia ed è una storia importante. Alstom poi è un punto di riferimento molto importante, non solo in Piemonte, non solo in Italia, per la costruzione dei mezzi ferroviari tra l'altro molto innovativi. La regione Piemonte ha acquisito proprio pochi mesi fa, ha ordinato 15 treni ad Alstom, l'Alstom di Savigliano, i POP, e questo all'interno di una commessa più ampia di Trenitalia. E per noi, per tutto il territorio, ovviamente questa azienda è un orgoglio, ha una bella storia, 165 anni, però è un'azienda veramente proiettata verso il futuro, perché il sistema treno è sicuramente il sistema oggi, nonostante la sua età, il sistema più innovativo e più prestante per il futuro, per la mobilità di tutti. E noi in questo sviluppo del treno, chiamiamolo così, ci abbiamo sempre creduto, abbiamo fatto tutto quello che era il nostro potere fare per il museo ferroviario e abbiamo collaborato a fondo con l'Alstom per la creazione di questo museo interno all'azienda, con la speranza che possa entrare in quello che è il sistema museale savigliano e possa essere visitato dal maggior numero possibile di persone. Ed ora ad Alba, dove la piazzetta di fronte alla chiesa di San Giuseppe è stata intitolata a San Giovanni Paolo II, pontefice dal 1978 al 2005. Grande partecipazione alla cerimonia con lo scoprimento della targa, che è avvenuta sabato pomeriggio 13 ottobre. Dopo il convegno, non abbiate paura, aprite, anzi spalancate le porte a Cristo in omaggio a San Giovanni Paolo II, a 40 anni dalla sua elezione a pontefice, nell'ambito delle celebrazioni organizzate dalla diocesi di Alba tramite l'apposito comitato. Momento importante per la nostra comunità, ha sottolineato il sindaco di Alba Maurizio Marello, così come è stato importante in questi giorni ricordare la figura di San Giovanni Paolo II. L'intitolazione di questa piazza è per ricordare Giovanni Paolo II, che dice qualcosa ad ognuno di noi, ricorda i giovani di crescere nella solidarietà, nella vicinanza ai più deboli, nell'interesse pubblico. Oggi questa figura ci invita ad uscire dai nostri egoismi e a dire che in fondo siamo responsabili del nostro destino e dobbiamo fare la nostra parte. Ed ora torniamo a Cuneo, dal prossimo 22 ottobre arriveranno al liceo De Amicis delegazioni di studenti provenienti da tutta Europa. È il progetto Let's Play Here, giochiamo qui, una sorta di Erasmus che mira a far incontrare centinaia di studenti provenienti da 5 scuole di 5 nazioni europee differenti, ragazzi polacchi, norvegesi, finlandesi, scozzesi e appunto quelli cunesi del De Amicis. Si chiama Let's Play Here, ovvero giochiamo qui, ed è il progetto in cui è coinvolto liceo cunese Edmondo De Amicis. L'iniziativa, in sintesi una sorta di Erasmus, mira a far incontrare centinaia di studenti provenienti da 5 scuole di 5 nazioni europee differenti. Ragazzi polacchi, norvegesi, finlandesi, scozzesi e appunto quelli cunesi del De Amicis. Gli studenti saranno impegnati in un percorso di 24 mesi in cui si incontreranno, comunicheranno tra loro usando l'inglese e interagiranno soprattutto usando la tematica del gioco. Per aprire le danze, dal 21 al 27 ottobre prossimi, 4 delegazioni di studenti ed insegnanti saranno ospiti del liceo cuneese. Let's Play Here è un progetto che il liceo De Amicis ha presentato nell'ambito del programma Erasmus Plus nel corso del 2018 e ha ottenuto un forte finanziamento di più di 150.000 euro.
La mobilità prevede il coinvolgimento di 250 studenti nelle 24 mensilità del progetto e dei loro accompagnatori, che saranno presumibilmente una quarantina. Saranno 5 settimane nel corso dei 24 mesi che vedranno i ragazzi impegnati in un percorso di dialogo, di scambio, fondamentalmente di gioco, volti alla scoperta e alla promozione della ricchezza del territorio. È importante soprattutto per la multiculturalità e la trasversalità del progetto, perché raduna 50 ragazzi di 5 stati diversi che parleranno come lingua di comunicazione l'inglese e parleranno di temi comuni a tutte e 5 le scuole. Per la scuola è importante perché non sono materie curricolari quelle che si scambieranno, ma sono sicuramente cose importanti a livello culturale per tutti. Il progetto Let's Play Here prevede una consistente parte tecnologica. In che cosa consiste? È una bellissima applicazione dell'intelligenza artificiale, quindi alla frontiera del collegamento fra uomo e computer. Comporta un assistente virtuale, un chatbot, quindi un robot intelligente che è completamente costruito e alimentato coi contenuti dai ragazzi partecipanti al progetto in 5 lingue. Il chatbot sarà un assistente per i turisti, i visitatori delle 5 città che partecipano, almeno all'inizio, poi vorremmo estenderlo, con consigli sul dove andare a cena, gli spettacoli da vedere, i locali più trend, ripeto, generati dai ragazzi della generazione Z, quindi dal 2000 in poi. Ed ora a Borgo San Dalmazzo per parlare di un gatto scomparso. Si tratta di una gatta femmina sterilizzata di colore beige, grigio, bianco ed occhi azzurri. Il felino, di nome Licia, si è perso alcuni giorni fa dal giardino di casa a Borgo San Dalmazzo, nella zona del palazzetto dello sport, area camper. Come testimoniano i numerosi volantini affissi per la città, la proprietaria Maria Cristina lancia un accorato appello per ritrovare la gatta. Se involontariamente l'avete persa, dice la proprietaria, vi preghiamo col cuore di restituircela. Se la avvistate e pensate sia lei, chiamateci in qualsiasi momento al numero 328-86-26131, anche se dovesse essere morta. La signora Maria Cristina ha anche sporto denuncia di smarrimento alla Polizia Municipale e Carabinieri, oltre ad aver coinvolto nelle ricerche i cani molecolari. Ricerche che però fino ad ora non hanno permesso di ritrovare la gatta. Chiunque troverà Alicia sarà offerta una lauta ricompensa. Ed ora andiamo a Carignano, dove si è confermata un successo anche nella sua 27esima edizione, la sagra del Ciapinabò, evento che è andato in scena nel fine settimana appena trascorso. Noi di Telegranda siamo andati alla manifestazione con le nostre telecamere, allora vediamo. 27esima sagra del Ciapinabò, momento importante per la città di Carignano. Ma credo che sia proprio molto importante per la città di Carignano, anche perché, a parte il discorso di tanta gente che viene a Carignano e vede quello che c'è a Carignano, perché il momento della sagra non deve essere questi 3 giorni qua di sagra, deve essere un lavoro per fare portare gente tutto l'anno a Carignano a vedere le nostre bellezze architettoniche e anche comprarne i negozi. Questo è il nostro obiettivo, di far conoscere sia il prodotto, sicuramente questo in primis, ma anche la città di Carignano. Sagra del Ciapinabò che richiede un grande sforzo, un grande impegno di tanti volontari, di tanti cittadini di Carignano e anche del comitato manifestazioni. Sì, noi siamo una macchina operativa da 50 anni che lavoriamo per la città, principalmente per il carnevale, poi da 27 anni abbiamo iniziato a fare delle iniziative nuove. Il Ciapinabò è stato molto difficile, perché promuovere il Ciapinabò vi garantisco che non è facile, perché tutti non gli volevano bene. Adesso si stanno avvicinando tutti mi stanno chiamando, mi telefonando e per sapere di più su questo Ciapinabò. Io ricevo tantissime telefonate da tutta l'Italia che vogliono coltivarlo, dei ragazzi giovani, perché vedono una cultura alternativa che secondo me ci sta, ci va un lavoro dietro della regione che dia un contributo come è andato per altri prodotti, perché secondo me le proprietà che ha il Ciapinabò non sono ancora conosciute da tutti. Prodotto principe per come è stato valorizzato, però un prodotto povero
perché il Ciappino Bo è un prodotto povero, ma devo dire che hanno saputo, l'organizzazione di questo, ha saputo valorizzarlo e in questi 27 anni è cresciuto come manifestazione in modo esponenziale, quindi è diventata una manifestazione importante per il nostro territorio, ma anche per il territorio dei comuni vicini, tant'è che ci sono tanti rappresentanti di comuni che vengono ad inaugurare questa manifestazione. Prodotto povero, l'ha detto lei, che è stato valorizzato e oggi si presta anche a molteplici usi. Leggevo prima il menù, c'è appunto il Ciappino Bo usato in cucina, dal salato al dolce, veramente. Sì, la valorizzazione è stata anche quello. Devo dire che hanno saputo anche dare un nuovo uso per questo prodotto povero, perché una volta si usava il Ciappino Bo per mangiarlo nella bagna cauda e adesso invece si può usare in tantissimi modi, dai ciafritta a mille altri modi, che quindi permettono un uso diverso, quindi da prodotto che non si usava, che era un infestante, è diventato un prodotto comunque di uso comune. Ecco. C'è un aspetto importantissimo, che è la capacità dei nostri sindaci di lavorare insieme, di fare rete, di lavorare per questo territorio, per rendere grande il Piemonte. Certamente da parte mia l'impegno a lavorare per una semplificazione, a partire dall'agricoltura. La burocrazia ha un costo, se vogliamo aiutare il territorio, le amministrazioni, i produttori, i coltivatori e i commercianti, dobbiamo puntare a uno snellimento della burocrazia. Pagina sportiva che apriamo con il calcio. È finalmente arrivata la prima vittoria stagionale per il Cuneo nel campionato di Serie C. I biancorossi hanno battuto per 1-0 l'Olbia nel match disputato ieri domenica allo stadio Paschiero. Ottima prestazione della squadra di Scazzola, che ha battuto i sardi grazie ad un rigore trasformato da Borello alla fine del primo tempo. Nella ripresa i cunesi hanno ancora tenuto in mano le redini del gioco, non correndo nessun rischio ed anzi sfiorando in più occasioni il raddoppio. Grazie a questi tre punti i biancorossi in classifica salgono a quota 5. Sempre parlando di calcio, giornata negativa per le squadre cunesi in Serie D. Il Bra è stato sconfitto sul campo della Folgore Caratese per 2-1. Un KO anche per la Prodonero, che ha perso in casa per 3-0 contro la Sanremese. Ancora lo sport, parliamo di pallavolo, però in questo caso è cominciato il campionato di Serie A2 maschile, due le squadre della provincia Granda al via, Mondovì e Cuneo, mentre i monregalesi hanno osservato il turno di riposo. E invece è scesa in campo la squadra di Cuneo, che è stata sconfitta in trasferta in Puglia sul campo di Gioia del Colle per 3-1. Determinante l'infortunio ad inizio del secondo set dell'opposto brasiliano Caio, che ha incanalato il match in favore dei padroni di casa. Vediamo. Inizia con una sconfitta e soprattutto con l'infortunio di una delle pedine più importanti della squadra, la stagione di Cuneo nel campionato di A2. La squadra di Barisciani cade per 3-1 sul campo dei pugliesi di Gioia del Colle, un KO figlio anche del colpo alla caviglia che ha costretto Caio ad abbandonare il campo all'inizio del secondo set. Con il forte opposto brasiliano, di fatto anche i cunesi sono usciti dal match, cedendo il passo ai padroni di casa. Cortellazzi e compagni avevano approcciato benissimo la partita ed il nuovo campionato, trascinati dallo stesso Caio e da un gioco funzionale. 25-20 in favore dei cunesi il primo parziale, poi la reazione di Gioia del Colle e l'infortunio del brasiliano hanno spento la luce. Il secondo set è andato in archivio con il punteggio di 25-15 per i padroni di casa, partiti meglio e in grado di mantenere l'iniziale vantaggio. I cunesi sono rimasti maggiormente in partita nel terzo parziale, prima di subire l'allungo decisivo di Gioia del Colle, che si è imposta per 25-17, portandosi a condurre per 2-7-1. Nell'ultimo parziale Cuneo non ha avuto la forza di rientrare nel match, ci ha provato, ma l'incisività al servizio dei pugliesi e qualche errore di troppo hanno di fatto messo la parola fine all'incontro. L'infortunio di Caio è stato un duro colpo, ha ammesso coach Mauro Barisciani al termine del match. Attendiamo il responso medico e da martedì in palestra avremo modo di analizzare questa partita e preparare al meglio l'esordio casalingo. E chiudiamo questa edizione del notiziario ancora con una notizia di pallavolo, ma parliamo di pallavolo femminile. Nel weekend
C'è stata una sorta di assaggio di Serie A1 al Palau Bibanca di Cuneo, che ha ospitato il primo trofeo K a cui hanno partecipato squadre di grande valore, tra cui le campionesse d'Italia di Conegliano, che si sono aggiudicate la manifestazione. Le Venete hanno battuto in semifinale Cuneo per 3-0, quindi in finale si sono imposte con lo stesso punteggio contro Scandicci, che aveva superato nel primo match Chieri. Per le padrone di casa allenate da Pistola, terzo posto conquistato grazie alla vittoria nella finalina contro Chieri per 3-2. Un antipasto di A1 appunto per Cuneo, che esordirà nella massima serie il 1 novembre. E già invece cominciata ed è già la seconda giornata il campionato di A2, sempre femminile, dove è impegnata la LPM Mondovì, che dopo il successo per 3-2 all'esordio è andata a vincere nettamente per 3-0 sul campo di Baronissi, disputando un'ottima prestazione sotto tutti gli aspetti. Ed era questa la nostra ultima notizia, grazie come al solito per averci seguito e buona continuazione con la programmazione di Telegrande.